Ciao a tutti, oggi vi farò vedere come cambiare una lampadina sul fanale posteriore di una Seat Altea. Apriamo il cofano, andiamo a togliere questa copertura, è semplicemente incastrata, quindi la tiriamo da un lato e se ne viene. Qui dietro notate lo spinotto che è da staccare, questo qui, e qua dietro una specie di vite da svitare a mano. Quindi andiamo a svitare questa vite qui, adesso ve la faccio vedere. Non è una vera e propria vite, eccola qua. Questa qui va staccata a mano, tiene fissato da dietro il fanale. Poi stacchiamo anche lo spinotto, dobbiamo premere i due gancetti e tirare semplicemente. Aiutatevi anche con l'altra mano se può essere più comodo. Eccolo qua. Eccolo qua che se ne è venuto. Lo spinotto. Ok, a questo punto abbiamo liberato il fanale da dietro e andiamo a smontare il fanale vero e proprio. Allora, il fanale è tenuto fermo da queste due viti. Con un semplice cacciavite a taglio o delle Torx andiamo a svitare queste due viti. Tenete il fanale fermo mentre svitate. Ok, finito di svitare, tirate via il fanale semplicemente. Tiratelo via dritto. Fate occhio alle viti, non perderle. E questo è il fanale. Adesso andiamo a vedere come togliere la lampadina. Per arrivare alle lampadine dobbiamo svitare queste altre due viti a croce. Ok, una volta tolte anche queste due viti, dobbiamo staccare questo pezzo di plastica che vedete qua. Questo pezzo è agganciato qui e qui. Dovete tirare muovendo anche un pochettino, però fate attenzione perché comunque è di plastica, quindi insomma si rischia magari anche di spaccarla. Tirate, muovete un po', eccola qua, il primo lato è venuto via, adesso stacchiamo anche il secondo, eccolo qua. Questa è la lampadina bruciata. Per toglierla basta premere e roteare e se ne viene. La mettiamo via, prendiamo una lampadina nuova, naturalmente con lo stesso codice, in questo caso P21W, e la andiamo a inserire seguendo le linee con questi spuntoncini. Entra solo in questo senso. La spingiamo e la ruotiamo. Ecco fatto. In questo caso stiamo cambiando la lampadina delle luci di posizione e degli stop. Nel caso voleste cambiare, come vedete, noi adesso in questo caso stiamo sostituendo la lampadina che illumina la parte esterna. Per la parte centrale, quindi l'indicatore di direzione, dobbiamo andare a svitare questo coperchio qua di plastica con un cacciavite a croce semplicemente. Quindi lo andiamo a svitare, lo tiriamo via, cambiamo la lampadina, lo andiamo a riavvitare semplicemente. Messa la lampadina nuova, andiamo a rimontare questo pezzo sul fanale. Allora, per rimontare il pezzo lo andiamo a riporre come era prima e spingiamo finché non sentiamo un clack da un lato e un clack dall'altro. Ok, non ha fatto clack ma i contatti sono comunque entrati. A questo punto andiamo a rimettere le due viti. Ok, riavvitate le viti senza esagerare e andiamo a rimontare il fanale. Allora, prendiamo il fanale e lo riposizioniamo come era prima, avendo cura di far entrare questa vite qui in questo foro. Dobbiamo anche lasciare questo gommino incastrato in mezzo.
Ecco fatto. Lo riposizioniamo e lo teniamo con una mano. Rimettiamo le viti e riavvitiamo. Rimontiamo lo spinotto nella sua sede. Eccolo qua. A questo punto andiamo a riavvitare anche questa specie di bullone, incastrando anche quel pezzo di gomma che avete visto poc'anzi. Così fissiamo anche ulteriormente il fanale dal lato esterno. Perfetto. Eccola. Adesso non ci rimane che rimettere la copertura e abbiamo finito. Ecco fatto, abbiamo cambiato la lampadina e il fanale è tornato a funzionare. Grazie a tutti, alla prossima.